Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Sono tornata a fare video dopo una breve pausa estiva con una bella sorpresa. Spero sia una bella sorpresa anche per voi. Ho acquistato nei giorni scorsi un kit d'ingresso in un'azienda di vendita diretta che io conosco già da qualche anno. Ho utilizzato diversi dei loro prodotti e questo mese di settembre, in occasione di una promozione, ho deciso di aderire. Sto valutando questa azienda promotrice come beauty guide già da questa primavera. Però mi sono presa un pochino di tempo per pensarci bene, e per valutarla. L'azienda di cui vi sto parlando si chiama Limelife by Alcone, è un'azienda di vendita diretta e network americana. È attiva in Italia già da un paio di anni. Mentre sul mercato americano e in altri paesi d'Europa è attiva da più tempo. Quello che volevo farvi vedere in questo video è questa bellissima scatola, tra l'altro molto bella anche a livello di packaging. Io la trovo molto elegante, semplice, ha proprio un'immagine Limelife by Alcone. Molto semplice e molto elegante. Questo kit, questo mese di settembre, è in offerta per chi fosse interessato di contattarmi, perché questa promozione è valida fino al 30 di settembre, poi tornerà ad essere a prezzo pieno. Volevo intanto dirvi perché ho scelto Limelife e perché mi piace come azienda. Limelife si occupa prevalentemente di make-up e skincare. Per quanto riguarda il make-up, ho fatto delle scelte indirizzate verso un tipo di make-up professionale. Infatti, la famiglia che possiede già dal 1950 un grosso negozio a New York, Alcone, che si occupa di vendita di make-up. Tutti i marchi a livello professionale. È un negozio ancora attivo, è un'azienda ancora attiva, conosciutissima dai make-up artist americani e dai make-up artist professionisti americani. Perché su questo sito, su questo negozio, si possono trovare i migliori prodotti di make-up professionale. Life ha attinto da questo grosso magazzino di vendita per quanto riguarda il make-up. Infatti, il make-up di Limelife è tutto un make-up professionale. Tanto per farvi qualche nome, vi posso dire che, ad esempio, per quanto riguarda gli spray fissanti e i prime setting, Limelife ha deciso di utilizzare i prodotti di Skindinavia. Non so quanti di voi lo conoscono, è una tra le aziende leader nella prodotta di nella produzione di spray fissanti. Tanto per hanno una loro linea che viene venduta proprio come Skindinavia, forse in Italia è un po' difficile da trovare, però sul mercato europeo sì. E tanto per darvi un'idea, Urban Decay con il suo famoso All Nighter si è rivolta proprio a Skindinavia per la produzione del suo spray fissante. L'All Nighter è lo spray fissante per eccellenza per quanto riguarda il make-up professionale. Un altro nome che vi voglio fare, i correttori di Limelife by Alcone, sono prodotti dalla Kryolan. Anche questa è un'azienda molto famosa tra i
i truccatori professionisti, in quanto fa una linea di prodotti per il trucco molto, molto buona e è famosa proprio per i prodotti di camouflage, ha una linea di camouflage, quindi di prodotti ad alta coprenza adatti proprio per un trucco professionale, e con il camouflage si riesce a coprire, è una tecnica di trucco, si riesce a coprire anche delle cicatrici, dei tatuaggi, delle macchie particolarmente evidenti, insomma è una linea di trucco molto buona. In ultimo, come fondotinta, ha ad esempio adottato il fondotinta prodotto dalla RCMA, la Royal Council of Makeup Artists, è un fondotinta anche questo professionale, utilizzato da tantissimi anni dai truccatori per il trucco di scena, il trucco, trucco del cinema, quindi ecco, si avvale di grandi marchi per quanto riguarda la produzione dei suoi prodotti di make-up. Per quanto riguarda invece la skin care, ha creato una linea sua aderendo ad un concetto di cosmetica clean, per intenderci utilizza molti, i suoi prodotti sono a base naturale, o meglio, sono prodotti seguendo una filosofia naturale, evitando di inserire nei prodotti ingredienti chimici che possono essere dannosi per la pelle, evita ingredienti che sono un pochino controversi, che possono essere gli oli minerali, le paraffine, per chi non gradisce non utilizza neanche i parabeni, per i suoi detergenti non utilizza detergenti aggressivi tipo l'SLS o lo SLES, ma utilizza dei detergenti di origine naturale. Fa un grosso utilizzo di oli e prodotti di reazione naturale per quanto riguarda tutta la sua linea cosmetica. Dopo questa lunghissima introduzione e presentazione del marchio Lime Life, vi faccio vedere finalmente questo bellissimo cofanetto che ho comprato. A onore di cronaca vi voglio anche far vedere che è arrivato in questo in questa scatola ben imballato. Io la trovo una cosa molto importante per quando si acquista dei prodotti online, che questi arrivano intatti, integri a casa del cliente. Non so quanti di voi hanno fatto l'esperienza di un acquisto online sul sito di Sephora e si sono visti arrivare dei pacchi completamente senza nessun tipo di imballaggio, prodotti messi lì dentro una scatola. A me mi è capitato ben due volte di avere problemi con Sephora, mi sono arrivati dei prodotti rotti, per carità me li hanno sostituiti, però è antipatico. Io la trovo una cosa insomma un poco bella. Comunque, all'interno della scatola ho trovato chiaramente la fattura, questa bellissima immagine, thank you for your order, grazie per il tuo ordine, c'era anche una cartolina di benvenuto con un pochino di notizie su Lime Life by Arcone. Apro la scatola, adesso la vedrete un pochino rovinata perché io sono stata un po' maldestra e ho rotto il sigillo e la carta di chiusura, e all'interno troviamo tutti questi prodotti che adesso vi faccio vedere uno ad uno. Partiamo dalla skin care. All'interno di questo kit, un kit base, esiste anche un kit sì, loro lo chiamano Silver, è un kit più grande dove ci sono molti più prodotti.
magari in un'altra occasione ve ne parlerò. In questo kit, ritorniamo in questo kit base, ci sono due prodotti di skincare. Stiamo parlando di un detergente e di una crema idratante. Per quanto riguarda il detergente, in questo kit troviamo un detergente a base di aloe, Soapberry, sarebbero le, non so se le avete mai viste, le chiamano le noci del sapone, sono diciamo, praticamente un detergente di origine vegetale. Anni fa era uscita anche una linea di prodotti per il bucato con queste Soapberry. Questo è un detergente delicato, adatto per pelli da normale a mista. È un gel che fa una leggera schiuma e si può utilizzare mattina o sera, mattina e sera, mattina o sera, dipende come si è abituati, per pulire il trucco. Tra l'altro può essere utilizzato anche come struccante. E può essere passato anche sugli occhi perché non brucia assolutamente. Io questo è un prodotto che conosco, lo garantisco, lo amo tantissimo, ne ho consumate già diverse confezioni, a me piace molto, lo utilizzo particolarmente la sera per la doppia detersione. Io amo struccarmi, voi lo sapete bene che mi seguite, con dei detergenti oleosi. Però dopo il detergente oleoso ho bisogno di sentire la pelle pulita e questo è eccezionale, a me piace molto. Poi invece come crema idratante abbiamo una confezione da 54 ml di Skin Therapy. Questa è una crema a base di melograno e avena. È una crema idratante adatta per pelli da normali a secche. Anche in questo caso, come il detergente, abbiamo due prodotti. Questo è un detergente adatto, come ho detto prima, per pelle da normale a oleosa o mista. Esiste anche un detergente per pelle secca. Questa è una crema sicuramente adatta per questo periodo, andando verso l'inverno. Tutti sicuramente d'inverno abbiamo la pelle un pochino più secca in relazione alle temperature, al freddo. Esiste anche una crema più leggera che è adatta per pelli impure o miste. E per quanto riguarda la skincare, in questo kit abbiamo finito. Poi abbiamo una bella selezione di prodotti per il make-up. Abbiamo due prodotti occhi, un prodotto labbra, un prodotto per il viso e carinissimo, c'è un mini pennellino che è molto comodo, secondo me anche da tenere in borsetta per quanto riguarda la polvere. Allora, questa è la polvere come vi arriva in questo kit. Praticamente abbiamo Un contenitore vuoto in cartone pressato e una ricarica. Vi faccio vedere, la troviamo così all'interno del kit. Ecco qui, ve la faccio vedere. Questa qui praticamente si prende la cialdina, si apre il contenitore, è magnetico. Quindi la cialdina va automaticamente dentro e resta assicurata all'interno del contenitore. Una volta chiaramente che abbiamo finito la cipria, è una cipria, la vedete così bianca, ma è una cipria trasparente, traslucida, e noi possiamo comprare semplicemente la ricarica senza prendere il contenitore. Questa è una filosofia che adotta molto LimeLife per quanto riguarda le polveri, il fondotinta, i correttori. È possibile quindi sostituire uno ad uno i prodotti che noi abbiamo
abbiamo finito, abbiamo terminato comprando semplicemente la ricarica. Vi faccio vedere un esempio. Questa è la mia palette di fondotinta e correttore. E come potete vedere, ho finito il correttore, quello più, diciamo, salmone arancio. Io non ho bisogno di comprare nuovamente tutta la palette, posso sostituire qualsiasi pezzo. Dietro, come potete vedere, ci sono dei buchini. Basta che noi infiliamo un qualcosa appuntito dentro il buchino e la cialdina, sono un po' impedita, la cialdina esce fuori e noi possiamo comprare tranquillamente la ricarica e sostituire dentro il nostro, la nostra palette, la cialdina mancante. Quindi è un sistema che loro adottano su quasi tutti i prodotti. Viso, quindi per quanto riguarda la cipria, i blush, bronzer, fondotinta, correttori, è tutto sistemato in questo modo. È tutto articolato in questo modo. Poi abbiamo, come vi dicevo, due prodotti occhi. Vi apro le scatole. Nel primo contenitore abbiamo un mascara, Perfect Mascara. È un mascara, questo qui in questo caso è un mascara nero. Esiste anche la versione marrone che è bellissimo. C'è una mia amica che credo ne abbia comprate già, me ne abbia chiesti già tre. Da quando lei l'ha provato, forse un anno fa, che l'aveva visto su di me, ha detto fammelo provare. Io adoro i mascara marroni, lei è bionda, ha le ciglia molto chiare e per il trucco di tutti i giorni ama molto il mascara marrone, perché te lo trova meno forte, meno impattante di un mascara nero per una persona comunque con le ciglia chiare. Lo apriamo insieme, vi faccio vedere lo scovolino classico, con i denti abbastanza stretti per pettinare bene le ciglia. Poi abbiamo un eyeliner. Eyeliner nero classico con il pennellino. Io vi faccio vedere quello che ho io, pennellino classico. Io in questo momento ho aperto quello marrone. Io non uso molto l'eyeliner perché la conformazione del mio occhio non prevede molto l'utilizzo dell'eyeliner, quindi lo uso poco, infatti è probabile che quello non lo aprirò neanche, lo regalerò direttamente a qualcuno. Poi per quanto riguarda le labbra, abbiamo un lip gloss nella colorazione Humble, che vi faccio vedere. Tra l'altro bellissimo il packaging, con tutti questi brillantini, sembra un gioiellino. Anche di questo vi faccio vedere. Humble dovrebbe essere un colore, ecco, naturale, trasparente. E poi quello che mi fa impazzire è il profumo di questi lip gloss. Viene voglia di mangiarli perché profuma di dolce, di vaniglia, di torte. Spettacolare. Io ne ho anche altri di lip gloss di Lime Life by Alcone. Poi all'interno della scatola troviamo due prodotti per quanto riguarda primer e spray fissante, di cui vi parlavo prima. Abbiamo il First Base Makeup Primer, quindi una bella novità, un primer per il trucco da applicare prima, ed è in forma spray, ha una bella erogazione
micronizzata. Questo va spruzzato prima di truccarsi con una gestualità che loro consigliano ad X sul viso, in modo da prendere le zone laterali, e poi una erogazione a T, in modo da settare le parti centrali del viso, quindi tutta la fronte e la zona centrale. E poi abbiamo un time setter. Questo è senza olio ed è uno spray fissante da utilizzare a fine trucco, che assicura una tenuta del trucco fino a 16 ore. Io più tardi devo andare a lavorare, ne approfitto, fisso il trucco che ho fatto questa mattina. Ha un buon profumo, delicato, non troppo forte. Anche questa è una buona erogazione, che è veramente importante. Questo, come vi dicevo prima, sono degli spray fissanti, dei time setter, che Limelife fa produrre a Skindinavia il top per quanto riguarda gli spray fissanti. Questo è tutto quello che c'era all'interno della box. Spero vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto vedere cosa conteneva all'interno. Io già da qualche giorno avevo pubblicato qualche foto, qualche piccola anticipazione di questo kit che avevo comprato sui miei canali social, Facebook o Instagram. Se vi va di ritrovarmi al di fuori di determinati canali, che sia YouTube, Facebook o Instagram, mi trovate sempre come Marisa Lovinto. In aggiunta ho avuto una bella sorpresa, non era prevista. Ho trovato dentro il pacco due pacchettini di campioncini, che sono molto utili per provare il prodotto, sia per me che per eventuali miei amici o conoscenti. Ci sono tanti prodotti che si possono provare. Se qualcuno volesse provare qualche campioncino di prodotto, me lo faccia sapere, mi contatti privatamente o mi metta un messaggio anche qui sotto il video. Possiamo metterci d'accordo per farvi avere i campioncini a casa. Mi hanno mandato questo campioncino che ho gradito tantissimo, di Skin Polish. Questa è una maschera viso esfoliante al limone, che io amo tantissimo, adoro. È stato uno dei primi prodotti che io ho comprato di Limelife, forse più di 2 anni fa. Questa e la Mask of Zen sono delle maschere buonissime. Sì, questa è più tipo una maschera esfoliante, tipo scrub. Mask of Zen è invece a base di argilla. Io amo principalmente l'esfoliazione chimica, enzimatica. Già da qualche anno prediligo questo tipo di esfoliazione, però una volta a settimana, 2 volte a settimana, quando mi va, gradisco molto questa maschera esfoliante, perché è veramente delicata e soprattutto ti lascia il viso liscio, luminoso. È veramente da provare. E poi mi hanno mandato un pacchetto di campioncini di Skin Therapy, la stessa della crema viso che ho trovato nel kit. Quindi questi sono sicuramente a disposizione vostra se volete provare qualcosa. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, abbiate visto con piacere che cosa conteneva questo kit che ho acquistato.
Vi ringrazio per avermi seguito fino qui, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!